Ciao a tutti ragazzi, io sono Roby e bentornati sul mio canale. Oggi andremo a spacchettare e a utilizzare insieme questo kit che ci permetterà di realizzare delle candele fatte a mano, quindi fatte personalmente con le mie manine. Sono molto curiosa di vedere com'è questo kit e non vedo l'ora di realizzare delle candele, perché secondo me le candele sono quella cosa che durante l'inverno e soprattutto durante il periodo di Natale non possono mai mancare dentro casa. Ok, allora vediamo un pochino se riesco. Ecco, mettiamoci così. E innanzitutto tiriamo fuori tutto il contenuto. Allora, questo kit l'ho acquistato su Amazon e l'ho scelto proprio perché conteneva anche questo stampo in silicone con cui si possono realizzare tutte queste formine, che sono praticamente dei dolcetti, dei fiorellini, un cuoricino. Mi piaceva molto perché con queste si possono fare delle tartellette da mettere nei bruciatori, quindi top. Poi qui, è carinissimo, c'è questo cucchiaio dosatore, questo spoon a forma di cuoricino, molto carino. Poi abbiamo tutto il necessario appunto per creare le candele, gli stoppini, i fermini, eccetera eccetera. Poi tanto li vedremo mentre li utilizziamo. C'è questo barattolino. Ok, perfetto, questo magari anche con una bella etichetta personalizzata è top, però ce n'è soltanto uno. Poi abbiamo una vagonata, credo sia, non lo so, un chilo? Non lo so, di cera di soia, quindi benissimo. E poi qui abbiamo... carinissime, queste sono praticamente le scatoline da montare se facciamo le tartellette, credo. Molto bene. E poi ovviamente come ultima cosa c'è il kit di istruzioni, che andrò a leggermi un attimo, ma tanto mi sembra tutto molto chiaro. Allora, mi sono letta tutte le istruzioni, che fra l'altro ci sono in varie lingue e anche in italiano, quindi top. Ho messo a bollire un pentolino pieno d'acqua, perché quello ci servirà per far sciogliere la cera, perché la cera va sciolta a bagnomaria. Nel frattempo preparo il mio barattolino, vado ad utilizzare questi cerchietti biadesivi, ne vado a posizionare uno più o meno al centro del barattolino, dico più o meno perché... ecco, dato che è una cosa che va fatta a occhio, dai, più o meno ci siamo, sì. Allora, poi mi aiuto con delle pinzette. E rimuovo anche questa parte protettiva del biadesivo. Poi prendo uno stoppino e lo vado a premere sul dischetto in maniera tale che sia... bene bene aderente. Ok, e poi questo pezzettino di metallo, che non mi ricordo minimamente come si chiama, lo vado ad utilizzare per tenere fermo lo stoppino. Ok, in maniera tale che quando andremo a colare la cera lo stoppino non andrà tutto da una parte, ma rimarrà bene centrato. Nel frattempo io mi sono portata avanti, ho preparato un altro barattolino, ok, e in più ho preparato anche due bicchieri a parte, che questi non fanno parte del kit, che però avevo preso appositamente per fare altre candele. Quindi ora non ci resta che andare a sciogliere la cera. Allora, purtroppo le istruzioni non mi dicono per un barattolino quanta cera sia necessario sciogliere, quindi però il misurino ce l'hanno dato, ma un misurino e basta è sicuramente poco. No, è pochissimo secondo me.
Io ne vado a mettere, dato che comunque ho due barattolini e due bicchieri, ne vado a mettere quattro cuori. Quattro cuori, diciamo. Ok, poi fra l'altro io volevo andare a colorare la mia cera. Quindi, ah, ma fra l'altro devo anche fare queste. Oddio, troppe cose. Allora, ne aggiungiamo un altro cuoricino, via, anche due. Uno e due. Perfetto. Ok. Vi dicevo che fra l'altro io vorrei anche colorare la cera e non avendo dei coloranti appositi per cera, mi sono munita di pastelli a cera. Fra l'altro ho trovato questi che sono veramente troppo carini, a forma di paperelle, perché praticamente questi si sciolgono insieme alla cera e possono andare a colorare la nostra cera che altrimenti sarebbe bianca. Allora, io per cominciare voglio ovviamente andare con il rosa, un pochino sporco, ok, con il rosa, però io non lo voglio mettere tutto, quindi ne taglierò un pezzettino. Sembra un pochino inquietante, però ok, vai. Se poi dovessi vedere che comunque il colore risulta troppo chiaro, insomma questo rosino si va a perdere, aggiungo anche l'altro pezzo del corpo della papera. Ok, vado a sciogliere il tutto, ma vi volevo anche dire che comunque vado anche a profumare le mie candele, quindi vado a profumare la cera con questa essenza al profumo di pan di zenzero. È una profumazione stupenda che avevo trovato in un altro kit e quindi mi sembra perfetta per adesso per Natale. Vado a sciogliere e ci vediamo tra un poco. Allora, ho sciolto e questo è il colore, però vi dico che il papero si è rifiutato di morire nonostante io l'abbia decapitato, e forse è proprio questo il motivo per il quale si è ribellato alla faccenda. Comunque sia, non si è sciolto minimamente e quindi ho dovuto optare per dei pezzettini di giotto, quindi di pastelli a cera della Giotto, che invece si sono sciolti super super bene. Ok, adesso vado intanto a versare la cera così sciolta nel primo barattolino e vediamo un pochino. Comunque sia, non va assolutamente riempito tutto il barattolino. Ok, io direi che così può Di bastare a provare. versare un pochino anche qui. Ok, eccomi tornata ragazzi. Allora, ho fatto ben tre colate di cera, ho fatto una rosa che è diventato, come vedete, un rosa molto color carne, quindi sicuramente dovrò abbondare di più le prossime volte con i pastelli a cera per dare più colore. Ne ho fatta questa qui che vedete, sembra verde, ma in realtà dovrebbe essere celeste, spero esca fuori celeste o comunque verde acqua. E poi una viola che però, come vedete, viene un lilla proprio chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. Allora, ho colato tutto lo stampo delle tartellette, questi due stampini che ho aggiunto io, che sono stampi che di solito utilizzo per la resina, un cristallo, vabbè, niente di che, due barattolini e due bicchieroni. Nonostante io abbia creato tutte queste cose, la cera è ancora avanzata, diciamo di un terzo di sacchetto mi è avanzato. Ok, io adesso non sposto nulla perché altrimenti vengono le grinze in superficie sulla cera. E niente, non ci resta che aspettare
che questa cera si raffreddi in maniera tale che si solidifichi. Allora, io direi che la cera si è completamente raffreddata. Ho fatto anche la prova tirando fuori il cristallino ed eccolo qui. È venuto molto bene, a parte questi piccoli residui di pastello a cera colorato che, come vedete, non si sono sciolti benissimo, ma non mi dispiacciono affatto. Comunque la cera prende la forma dello stampo molto 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 bene e voglio adesso annusare questo cristallo. E sì, ragazzi, profuma proprio di pan di zenzero. Ho praticamente la casa invasa da questo profumo, anche perché oggi non ho fatto altro che sfornare dei biscottini. E quindi, bello, la mia casa oggi è proprio super natalizia. Ok, la cosa che adesso dobbiamo fare è rimuovere questi fermagli. Sì, io direi che sono pronte. Togliamo i fermagli da tutte le candele, benissimo, e poi andiamo a tagliare ovviamente l'eccesso degli stoppini. Quindi io direi, ecco, fino a qui. Ed ecco qui, le nostre candele sono così pronte. Aspettate, questa è ancora un pochino calda, prendiamo questa. Io non so se riuscite a vedere, ma questi bicchieri sono bellissimi perché hanno questi riflessi iridescenti. Poi magari, ecco, forse così li vedete meglio. Poi magari metterò delle foto su Instagram per benino. È molto carino. Poi ovviamente queste si possono anche richiudere e, come vi ho detto prima, sarebbe molto molto carino mettere anche delle etichette adesive. Ok, vorrei andare adesso a tirare fuori le tartelle. Vengono fuori, cioè, con una facilità incredibile. Questo è il colore rosa, bellissimo. Eccoli qui ragazzi, tutte tirate fuori e io le trovo assolutamente spettacolari. Guardate che meraviglia questo cuoricino e questa stellina, cioè sono bellissime, bellissime, sono davvero davvero contenta. Non pensavo sarebbero uscite così bene. Quella che mi ha dato più problemi è la viola. Qui ha fatto anche delle cose strane, lasciandomi fra l'altro lo stampo molto sporco, ma non so come mai, solo la viola ha fatto questi giochi. Un'ultimissima cosa, con il kit venivano fuori le scatoline che io ho già montato, tra virgolette, le ho già preparate, e dentro queste scatoline potete mettere le vostre tartellette e guardate che carine che sono davvero davvero super adorabili. E insomma, questo kit a me è piaciuto davvero davvero tanto e fra l'altro con quel sacchetto di cera vengono fuori tantissime, ma veramente tantissime candele e se avete degli stampi in silicone vi potete sbizzarrire come volete con le forme, potete dare alla cera qualsiasi tipo di forma e questa è un'idea davvero simpatica perché magari potrete comprare un bruciatore anche semplicissimo, quelle proprio con la candelina con il lumino da mettere sotto e poi le tartellette ve le fate voi o comunque anche per un regalo, come vi dicevo. Quindi io direi che questo kit è super super approvato. Io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video. Vi mando un enorme bacione e ci vediamo come sempre al prossimo video, che vi ricordo sarà domani, perché nel periodo di Natale, quindi in questa settimana, voglio caricare un video al giorno. Quindi ci vediamo molto presto. Ciao!